brutto incidente della mattinata di domenica 7 agosto, intorno alle 8 sulla pedemontana, sotto il cavalcavia dell'autostrada. Una Lancia Y con a bordo tre giovani è uscita di strada e, dopo aver percorso alcuni metri sullo sterrato a lato svincolo e diverto alcuni cartelli di segnaletica stradale, si è ribaltata contro il pilastro del ponte. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Blu, del soccorso del 118, i vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e gli ausiliari del traffico. Il bilancio di tre feriti, due ragazze di 14 e 15 anni e un ragazzo di 23, tutti di Pavone Canavese. Le due ragazze sono state ritrasportate all'ospedale CTO di Torino. Il giovane è stato portato all'ospedale di Ivrea. La dinamica è il vaglio dei carabinieri.